Con il progressivo ritorno alla normalità, tra i tanti eventi è tornata a essere celebrata anche la Notte del Classico. Dopo un anno di interruzione, le aule dei licei classici di tutta Italia sono tornate a ospitare questa tradizionale serata che ha festeggiato la sua ottava edizione. Anche presso le scuole allestimate, gli studenti, con l'aiuto e la supervisione dei docenti, hanno organizzato questo evento che si è tenuto lo scorso 6 maggio. Ad accompagnare questa piacevole ma anche significativa serata è stato il tema della maschera. Tale tematica, che negli ultimi tempi è diventata sempre più attuale, è stata declinata dagli studenti in diversi ambiti, trovando ispirazione e spunto dalle materie scolastiche. Accanto alle tradizionali lingue classiche e alla filosofia, alcuni studenti hanno trattato anche argomenti legati al mondo contemporaneo e alla natura, creando un innovativo spot pubblicitario in inglese e discutendo del mimetismo animale, prendendo come esempio l'insetto stecco. Di questi temi si sono occupati in particolare gli studenti di prima classico, che sono riusciti a trovare efficaci collegamenti con il concetto cardine della serata. I due progetti hanno rivelato il duplice ruolo e scopo della maschera, usata sia come strumento per ingannare, ma anche come mezzo di difesa e di protezione dall'ambiente esterno. Attraverso una collaborazione tra le classi del liceo, gli studenti che si sono occupati di questi due argomenti hanno riferito le proprie opinioni e hanno espresso obiettivi e finalità delle loro esposizioni, rilasciando alcune interviste. Qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo di questo progetto è quello di immergersi nel mondo del marketing per farci capire quella che è la logica di questa materia, che all'apparenza è semplice ma in realtà è molto complessa, e poi anche quello di farci capire il funzionamento del mondo dell'economia per renderci una futura scelta economica più consapevole. Che messaggio vuole lasciare al pubblico? Il messaggio che vogliamo lasciare è quello che nulla è come sembra, perché soprattutto dietro la pubblicità c'è tutta una logica complessa che però nella realtà non traspare. Quali sono le caratteristiche dell'insetto stecco? L'insetto stecco presenta una particolare mimetizzazione, che è criptica, e gli dà la capacità appunto di nascondersi cambiando aspetto e colore in un particolare ambiente dove Come si collega al concetto della maschera? vive. Bene, abbiamo deciso di collegare al concetto della maschera la mimetizzazione degli animali, che è appunto la capacità di alcune specie di adattare il proprio colore e la propria forma all'ambiente in cui vivono. Pensate che queste iniziative potrebbero aiutare a migliorare i rapporti tra la scuola e i giovani? Direi sicuramente di sì. Io sono un'ex allieva di questo liceo classico e all'epoca in cui studiavo io queste iniziative non c'erano e sicuramente c'era più difficoltà a capire quale fosse il rapporto fra tante materie che si studiavano e la vita reale. E invece adesso mi sembra che in questo modo ci sia proprio anche modo di coinvolgere i ragazzi per vedere che di fatto tutto quello che si studia ha un risvolto pratico e ha un risvolto anche, diciamo, di tipo creativo per loro, per poter avere iniziative, avere idee e soprattutto creare dei collegamenti anche con altri giovani che magari non fanno questo stesso percorso di studi, però per diciamo, attualizzare quello che si studia e non ritenerlo soltanto lettera morta, diciamo, o parte della storia. Pensi che la maschera sia un comportamento innaturale e sbagliato, oppure che sia nella natura dell'uomo, a volte, mascherare i propri sentimenti e pensieri? Beh, sicuramente l'uomo tende a celarsi dietro una maschera, perché è proprio nella sua natura alle volte, però penso che sia sempre fondamentale essere trasparenti e far esprimere i propri sentimenti nel modo più libero possibile, e anche appunto comunque per migliorare i rapporti con chi ci troviamo davanti. Questa serata ha visto fiorire il lavoro e la collaborazione tra gli studenti e i professori, permettendo di mostrare al pubblico quanto ciò che si studia tra i banchi di scuola sia significativo e prezioso, non solo per una personale conoscenza, ma anche per il mondo del lavoro ed esterno alla classe scolastica. Durante questo evento, anche ai più giovani è stata data la possibilità non solo di relazionarsi con le materie di studio con un approccio innovativo, ma anche di mettersi alla prova e di dimostrare le proprie abilità e capacità di fronte a un pubblico non costituito solo da professori, amici o genitori, ma anche da estranei.